programma sul pomeriggio al pomeriggio. Ma in quando sono tutto io ero fisticato, vedi che si lamentava di qualità. Comunque. Chi sarà a scuola che rimaneva fuori dai cancelli, cioè che rimaneva fuori nel cortiletto di Marchetto. Cioè io mi sono chiesto fuori, invece una persona per il posto. 28 entrate. Le quinte sono entrate. No, le quinte sono entrate. 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 No, mi sono preso 50. No, minchia, ho preso le persone che hanno messo le contrarie. Avete detto di essere stato scritto. Vabbè, immagino, ma non ho parlato a quel punto, eh. Che, era una cosa, non mi aspettavo che fuggissi per tutto il corteo. Perché al solito arriviamo in centro. Vabbè, qualcuno è stato sparito, però comunque qua. Però, se vuoi che dovrei... alla manifestazione di due giorni fa c'era la persona con la nostra live. No, cioè di noi qua erano meno di venti, ma erano di venti solo 12, invece guardate di oggi se io sono veramente con le mie tutti quanti prego. Allora, voi parlate con i vostri compagni, dite come è andata oggi, in modo che magari anche loro vengono un po' diciamo, svegliati, si diano una mossa per loro, così magari domani potremo uscire molto di più. Il punto è che questa cosa non si deve fare qua, non si deve fare oggi assolutamente, perché sennò sapete che tu dite, di tutto, e non avrò nessuno, cioè nessuno lo sentirà diciamo fuori. Perché sennò poi sono un po' che non si è quello. Allora ragazzi,
l'idea sì è quella di aspettare che il professore rientri, cioè alle 7 anche la tecnica si trova fuori dalle palle. Ma no, in occupazione più maggiore di me, non è la tecnica. Quindi è, usciti tutti, noi chiudiamo i cancelli con le nostre gare, quindi siamo noi a decidere chi entra e chi esce. Non sono più loro che ci chiudiamo dentro. Siamo noi che ci chiudiamo dentro. Perché? Perché la scuola la vogliamo occupare noi. Non sono loro che decidono i nostri orari. Nel momento in cui abbiamo questa facoltà, dobbiamo decidere che cosa succede domani mattina. Perché domani mattina abbiamo diverse scelte davanti a noi. Allora aspettate. Non occupare. Altre cose che viene a dire. Se facciamo adesso questa bolletta, giusto prendiamo un po' di cadenti. Abbiamo già una qua, che è una stata anche per il cellulare. Stamattina è stato più facente. Comunque, oltre alle catene, sono due per il socio. Chi vuole può prendere il cellulare, che ti manda il pomeriggio, la sera. Vabbè. Basta fare le cose. Sì, basta che... Però oltre a questo bisogna vedere delle bombolette e del mezzo. Io dietro sarebbe portare la porta per una parte e bisogna fare dei commissioni. Allora, io ero corteo e lasciare qua qui le cose. Se oggi vado a casa, se io ho le bombolette le posso portare, grazie. Ok, le bombolette ce le porta lui. Ragazzi, sono una ragazza del tuo, non ci stai preoccupato, senza te. Che no, sta essendo occupato, ma no, no, quello costituzione è in Spain, no, quello no, fatto bene. Quello fatto da noi, la solito la gente, ce l'ha scritto lei. È uno, l'altro quello che aveva scritto noi, che avevo fatto io. L'aveva lasciato, è stato lasciato a scuola, non si può fare. Beh, si possono fare. A proposito, ieri ho avuto un'idea, cioè quella di modificare una frase di Einstein, la prima volta. Noi modificare quella frase e utilizzarla diciamo come aiuto per questa situazione. No, prende la frase di Einstein e dice che è facile apprezzare vabbè, non importa se la prende, prende la mia idea. Date mie, quella che veramente c'era, e a quelli che a cui l'ho detto è piaciuto. È quella di mettere la frase, è più facile pensare o volere vicino a un verso la legge che queste catene. Ci deve pensare. Secondo me le catene più facilmente meglio mettere la nostra potenza, perché no, è più facile. Quella del socio è più facile sopprimere la riforma che gli studenti. Siamo in Italia, vero? Io direi di fare cosa che i nostri stanno con noi.
ma per quanto c'era dalla nostra parte, per quelli più per animali, no. Io no. Infatti tu hai sbagliato, perché non esiste che i professori stanno fuori a prescindere. Se i professori sono con noi, perché non dobbiamo farli entrare? Non è problema di andare. I professori potrebbero essere d'accordo con noi se vogliono. Però lo sento almeno che la si fa. Che per quanto potesse essere un programma di professoressa, mi ha detto, io non posso dire la televisione. Adesso io non posso dire niente perché li gambizzano, ma non potete mettere i piedi in testa. No, ma non è quello, però. Magari loro sono d'accordo con noi, ma loro ci sono molti di noi.